Guarda, Fadani, l'inizio di questa nuova stagione è una stagione che si annuncia molto, molto impegnativa per te, sia che giochi con il Ticino Rocket o che giochi in prima squadra. Sì, sarà una stagione impegnativa, sarà una stagione un po' diversa dalle altre. Siamo quattro portieri e ovviamente i posti sono soltanto due, o anzi solo uno. Diciamo che comunque la fortuna, come hai detto, che potrò giocare nei Ticino Rockets, che troverò, diciamo, ghiaccio, minuti per poter giocare, per trovare confidenza, per tornare appunto a ritmo e a quello che mi piace di più fare, cioè giocare. Sì, sicuramente anche a Lugano vedremo un po' perché ci sono appunto siamo in quattro portieri, uno di questi è uno straniero, quattro portieri uno di questi è straniero, quindi speriamo che ci sono un po' di regole e vedremo un po' come organizzeremo un po' tutto durante la stagione. Una stagione che si gioca con 14 squadre e soprattutto si giocherà 4 volte, si incontreranno tutte. Quindi a differenza dagli anni passati dove una volta potevi giocare 6 volte, tanto per dire con l'Ambrì e 4 volte con lo Zugo, invece quest'anno invece sarà più regolare. Sì, esatto, sono un po' più regolare, diciamo che è un po' più vecchio stampo, forse torniamo un po' al passato, sono appunto quattro partite contro ciascuna squadra. Quest'anno cambia poco, sì, sono un po' meno partite, cambia poco. Per noi ovviamente l'obiettivo per noi è vincerle tutte. Sarà un bel campionato interessante, come si sta dicendo, penso che sarà uno dei campionati principali del mondo, dopo l'NHL, non essendoci, diciamo, sono un po' di livello con questi problemi in Russia, ovviamente il nostro campionato, avremo uno straniero in più, sarà molto più importante, quindi sarà un campionato molto curioso. E sarà importante, come diceva Domenica, di partire molto bene perché quest'anno non vuole correre il rischio, come la scorsa stagione, di dover fare i pre-playoff. Sì, esatto, sicuramente poi una volta che si è ai playoff si ricomincia praticamente tutto da capo, ma è anche molto importante posizionarsi. Posizionarsi in un buon posto, sappiamo che adesso anche con questi pre-playoff non è una cosa scontata poi qualificarsi ai playoff e come abbiamo visto anche l'anno scorso, adesso vedremo un po', sicuramente l'inizio è molto importante, sarà comunque molto importante essere costanti in tutto il campionato. Ti ringraziamo e ti lasciamo andare a mangiare. Grazie mille, grazie.